La Nuda Verità, la rubrica di Millennium che si mette a nudo e vi racconta i segreti dell'amore, la passione, la differenza tra uomo e donna e la verità sulle coppie. La Nuda Verità di Mirko Spelta. E allora, come preannunciato, insomma, è qui con noi, finalmente ci troviamo in studio perché, insomma, la scorsa settimana eri qui con Alberto, noi invece sì. Ci eravamo sentiti in precedenza. Sì, adesso, sì, è vero, eravamo rimasti all'Isola d'Elba. Live dal vivo. Io, come sempre, ve lo ricordo, Mirko Spelta, l'autore di Scusa se ti chiamo stronzo, è detto da PM Mondadori, che ci guida, ci aiuta, ci permette di capirci un po' di più sul mondo degli uomini e delle donne, ogni settimana con degli argomenti belli salienti, perché se la scorsa settimana io vi ascoltavo dallo studio 2 sì. Mi ridacchiavo su quelli che erano i casi umani. Oggi invece abbiamo già preannunciato la scorsa settimana, no? Un altro argomento piuttosto stuzzicante, sì, secondo me, anche perché stuzzicante perché fa discutere, no? Ci sono opinioni diverse. Si è anticipato, no? Che avremmo parlato mm-hmm. di metrosexual. Esatto. Quindi, per prima cosa, cerchiamo un attimo di capire cosa sono, chi sono esattamente i metrosexual. Allora, cosa sono i metrosexual? Ti spiego con un piccolo esempio. Qualche tempo fa arrivo in palestra, scendo e apro la porta dello spogliatoio maschile e vengo invaso da una serie di profumi che andavano dal sandalo alla jojoba, dal muschio bianco al tè verde. Allora mi guardo in giro e vedo che questi profumi uscivano da delle piccole boccette che a loro volta uscivano da delle pochette che i miei compagni di palestra si portavano così più o meno mentre facevano la doccia. A un certo punto mi giro sulla destra e vedo uno completamente depilato, completamente abbronzato, salvo il segno bianco del tanga lungo il resto, sotto pancia, benissimo, che si dava l'after shave cream body lotion after sforzation eccetera eccetera. Dall'altra parte c'era un altro tizio che si spalmava in testa una sorta di crema e aspettava, pare che si chiamasse balsamo. Io è dal 1983 che non ho più i capelli, quindi ho ancora uno shampoo Clear Gran Riserva a casa, varrà 10.000 euro a questo punto. Ok, è tutta una roba un po' così, no? Io li guardavo con la tavoletta di soda, quella quadrata, quella rubata negli alberghi praticamente, con la quale faccio tutto, mi lavo testa, capelli, faccia, corpo e lavo anche la macchina ogni tanto quando ci sono. E mi sentivo un po' come Paris Hilton alla festa dell'unità, mi sentivo un po' come si suol dire, come un uovo di Pasqua sotto l'albero di Natale. Strano, ma veramente strano. E allora lì non ho capito se sono io che sono un troglodita che ancora fa l'alfabeto coi rutti e si pulisce con le foglie, oppure se in realtà adesso l'uomo che va è appunto questo qui, cioè il metrosexual, questo attento ai dettagli, quello che si mette la cremina, quello che va dalla manicure. Non ho ancora capito dove stia veramente il nuovo gusto delle donne, ed ecco perché ne parliamo oggi. Ecco, allora, questa mi sembra un'introduzione abbastanza chiara a quello che ci aspetta. E già immagino che anche a voi sia venuto l'istinto di dire: ma secondo me, beh, secondo voi, iniziate già a pensarci, e se vi va a scrivercelo al 340 15 69 580, anche se poi anche con Mirko ne abbiamo già raccolti molti di messaggi anche attraverso Instagram questa settimana e li leggiamo, ma tra poco, perché adesso è tempo di Millennium Hit. C'è un ospite con noi, Mirko Spelta, per La Nuda Verità, che è poi la rubrica che, chiaramente, come dice il nome, ci mette, vi mette a nudo. Mette un po' tutti quanti a nudo. Un po' tutti quanti, aspetta che mi copro un attimo. Esatto, copriti. Stavamo parlando, grazie poi a, insomma, questa introduzione molto chiara che Mirko ci ha fatto, ritraendoci il metrosexual senza dare una definizione, no? Ma proprio raccontandolo con l'esperienza, in questo caso direttamente live da una palestra. E, però, insomma, al di là dell'aspetto un po'
originale, se vuoi, della cosa. Ma piace? Piace. A questo punto sorge la domanda, quello, no? Quello. Perché bisogna capire se è un po' un'esagerazione dei nostri tempi, diciamo così, e delle troppe volte in cui si guarda la televisione, si guardano i media, eccetera, eccetera, oppure se in realtà è entrato realmente nella nostra cultura e soprattutto che cosa, ne pensano le donne, cioè se l'uomo particolarmente curato, che poi è lo stesso che si mette, hai presente le fettine di cetriolo la sera prima di andare a letto, queste cose qui, sia effettivamente quello che risponde alle esigenza maschile, fa alzare sul serio l'ormone maschile, oppure in realtà se è un po' un'esagerazione, se è un po' una perdita, diciamo così, di, non dico di ruolo, ma insomma un cambio di abitudini da parte degli uomini, no? Ok, che dici un po' perdita di identità. È un po' perdita di identità, esatto, un po' un andare dietro, diciamo così, a quello che sembra volere la società, ma che magari la società non vuole. E infatti noi vogliamo chiederglielo alle nostre ascoltatrici, vogliamo proprio capire che cosa ne pensano loro, perché qui le protagoniste devono essere loro da questo punto di vista. E io so che tu già a questo proposito avevi lanciato addirittura un sondaggione. Allora, abbiamo lanciato il sondaggione della nuda verità, che nel giro di 24 ore hanno risposto circa 1200 persone, un sacco di persone, il risultato era 81% falso, cioè il metrosexual non è in realtà, 19% vero, quindi questo è per il momento quello che è il nostro sondaggio. Però insomma, è più non ci convince, così sembra. Ma io credo che potremo leggere dei messaggini in maniera che così capiamo che cosa ci hanno detto nostre ascoltatrici. Guarda, c'era un aspetta, perché qui sono davvero sono tanti, magari poi anche tanti, i nomi, poi attraverso Instagram sono gli pseudonimi, le cose diventano. Allora, guarda, un po' facciamo difficile. Così, mentre tu guardi gli altri, io ne ho uno sotto mano, che è di Krista, che ci ascolta dalla Finlandia, da Tampere. Ti rendi conto dove arriva Radio Millennium e dove arriva la nuda verità? In Finlandia. Hai visto? Dove farà freddo? No, non è vero. No, 35 gradi, no, mi infatti. Dicono. Va bene. Allora, insomma, Krista ci dice, io avevo, lo parafrasiamo, io avevo un fidanzato che effettivamente passava più tempo di me in bagno, dovevo aspettarlo io, eccetera, e devo dire che questa cosa no, nel senso che secondo me è, lei dice, la donna quella che ha, tra virgolette, il diritto, il compito, eccetera, eccetera, di essere quella bella della coppia, quella attraente della coppia, quella insomma che brilla nella coppia, e devo dire che io sono assolutamente d'accordo su questo. Lei dice, una volta che l'uomo è pulito, è lavato e si tiene, per carità, tiene anche al suo fisico, eccetera, basta così. Eh sì, insomma, il necessario. Ma sai che non è l'unico messaggio di questo tenore, leggendone vari, c'era Battaglia, Stefania Battaglia, sì. Che si firma attraverso Instagram e dice, educato, pulito, risolto. Così. Ok, senso... per me stile classy. Ora, il classy bisogna capire, Stefania, scrivici che cos'è esattamente il classy. Però, ok. Classy è un po', come dire, io lo direi un po' con stile, con classe. Ok, però, ma non eccessivo. Insomma, quindi con sobrio, classe ma con non classe. Vuol dire non agghindato, no? Con classe. No? Sobrio ma con classe, ecco, va bene, d'accordo. Poi invece c'è Ilari che scrive alto, ben vestito. Poi lei dà anche una descrizione, barba, capelli scuri, rispettoso, romantico e passionale, hai capito? Ah no, beh, ti sei dimenticato. Però dice, aspetta. E con una bella voce, quindi voglio dire, Simone, parliamone, vai. Una caratteristica, quella c'è almeno, no? Vai Simone, che è tutta roba tua, vai. Questo è solo l'inizio, perché ci state rispondendo in tanti e poi cerchiamo di capire, insomma, bene anche quali potrebbero essere le conseguenze nella coppia anche, insomma, no? Andiamo a indagare anche lì. Subito però ritroviamo dei giornalisti. Le labbra fanno la differenza. Siamo con Mirko Spelta, è l'appuntamento di ogni venerdì con la nuda verità e beh, insomma, ci sono delle ci sono tante verità nei vostri messaggi, nei messaggi che ci avete fatto arrivare, vero Mirko? Già, ce ne sono, non riusciamo a leggerli tutti oggi, effettivamente. Allora, c'era un'amica, lo riassumo al volo perché è molto molto lungo, Ilari diceva, guarda, l'uomo troppo curato non va bene, tenersi ok, apprezzato, la ceretta anche ci sta ogni tanto, dice, ma non un rituale, quindi maschere e robe simili, a meno che non è un disastro proprio assoluto, no, lasciamo perdere. E poi ci dà un dettaglio sullo stile che attizza di abbigliamento, ovvero quello elegante, dice, non c'è storia, però vi prego, abolite i risvoltini. E vabbè. I risvoltini, sono... risvoltini. Invece
invece io ti dico, guarda, io invece tempo fa, perché questa storia appunto dell'uomo curato o non curato divide abbastanza, è un po' come tra gli uomini il lato A e il lato B, no? Sai che sono quelli fissati per uno e quelli fissati per l'altro, è come certo, il Milan e l'Inter. Ok, invece io tempo fa ricordo di aver comprato uno stock di camicie di lino bianche e azzurre appositamente per la spiaggia, perché insomma all'epoca c'era chi apprezzava particolarmente che in spiaggia si arrivasse con la camicia bianca, con la camicia azzurra, che era molto appunto molto metrosexual, molto carina, e quindi a me me ne fregava niente personalmente, però per giustamente insomma dare credito e soddisfazione ho comprato uno stock di camicie bianche di lino bianche e azzurre. Eh beh certo, perché poi in realtà questo, come dicevo prima, no, interviene un po' anche nel meccanismo di coppia, per un verso o per l'altro magari. Sì, perché, è vero, hai ragione. Il rischio sostanzialmente, cioè bisognerebbe stare un po' dietro a quella che è così l'idea e l'esigenza della tua compagna, perché il rischio di andare oltre è quello un po', se vogliamo, come diceva Christa prima, di rubare il piacere della seduzione, che è tipico del ruolo femminile tendenzialmente, no? E va bene, ci sta, nel senso che è bello farlo e bello vedere che lo si faccia, per cui il rischio è un po' quello. Se si diventa prime donne, diciamo così, anche le donne giustamente storcono il naso e hanno ragione. Eh sì, perché è un po' come dire, si sconfina, secondo si sconfina, me, certe si va un po' troppo, dinamiche sì, che sì. Poi complicano, salvo chiaramente poi c'è sempre l'attitudine individuale, no? Certo, in questo senso, certo. Però nella media abbiamo visto quell'80%, quindi esatto, non tutti chiaramente, esatto, però esatto. Per esempio riusciamo a leggere ancora un altro paio di commenti. Deborah diceva: la vera arte sta nella semplicità. Ah, appunto, quindi l'uomo pulito, lavato, eccetera, eccetera, ma senza esagerare. C'era un messaggio molto lungo, riesco a riassumerlo anche qui velocemente. Dice: beh, parte da una base di cultura, ma non esibita. Per cui si parla, si torna un po' sul sapio di qualche puntata fa. Esatto. E dice: cura di sé, ma non da metrosexual. Insomma, il carattere e il mondo interiore sono importanti quanto l'aspetto, anzi, riempiono, dice, quello che manca a volte nell'aspetto. Perciò, come si veste o non è fondamentale. Mentale, basta che sia curato, quello sì, è coerente. Poi dice che l'aspetto fisico erotico è importante, in cui insomma bisogna dare personalità anche alla, cioè tutto, alla cultura e fisico. Devi essere tutto praticamente. Insomma, c'è una bella lista, una poi, bella poi lista un giorno precisa. Ti spiegherò, perché c'è una mail che dice che l'uomo deve essere carino, gentile, simpatico, attento ma non troppo, presente ma non troppo, poi deve anche essere elettricista, idraulico, autista. A noi ci interessano due cose, ma fa niente, no, adesso poi ne parliamo in un altro momento. Però c'è anche una risposta che mi piace molto: uomo. Cioè l'uomo deve essere? Uomo. Perfetto. L'hai capito? Anche perché sintetica. Non ha alternative. Cioè è come quando ti dicono: mi raccomando, respira. Beh, non è che ho alternative, o così o te. O moro. Cioè, esattamente. Vedi, grazie per, insomma, abbiamo arricchito molto questa puntata con la vostra partecipazione, perciò. Sì, abbiamo capito quindi fondamentalmente, tirando le somme, che bisogna uno sempre ascoltare, in questo caso le donne, no? E quindi la propria donna è quello che vuole. Il dialogo è fondamentale in tutto, anche in queste cose. Due, mantenere, diciamo così, un livello non esagerato, quindi non trasandato, ma neanche con le ultime cremine correndo in profumeria per prendere una via di mezzo, una cosa classy, come diceva la nostra ascoltatrice. Come diceva una di voi, esattamente. E allora c'è ancora qualche istante prima dei saluti, riusciamo a suonare una traccia e poi magari ci anticipi anche cosa ci aspetta per i prossimi volentieri, appuntamenti. Volentieri, nel frattempo, Shaka Punk. Da verità, e con Mirko che come sempre ci ha guidato attraverso il mondo degli uomini e soprattutto quello delle donne, però chiaramente non finisce qui, anzi secondo me già abbiamo messo dei semi per le prossime riflessioni. Prima fuori onda mi ha detto: no, questo argomento però poi arriverà. Questo arriverà, esatto. Allora, noi adesso abbiamo parlato insomma di quello che attrae dal punto di vista così superficiale, primordiale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma andando invece più nella profondità, la prossima volta parliamo del benedetto principe azzurro, l'uomo giusto, quello definitivo, quello di tutta la vita, ok?
non posso commentare. Scrivo anch'io. Scrivi un messaggio. A che numero lo scrivi il messaggio? Via WhatsApp, mi raccomando, 340 15 69 580, ma anche attraverso Instagram. E poi noi giriamo tutto a Mirko, che sarà pronto e vi aspetta venerdì prossimo. Facciamo il sondaggione. Ti lascio con una chicca. Allora, vai. Riflettiamo su questa cosa. Attenzione, poi faremo anche una storia durante la settimana, eccetera, sul mio profilo Instagram. Il principe azzurro non esiste, ma il grande amore sì. Avete capito? Io ho registrato, eh? A settimana prossima, grazie a Mirko Spelta. Ciao, grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Buona settimana. La